Socorroboto corre che vescerre bete, si pria tocò, allora nel nome di Gesù Cristo, oh rabba che tebe che sciriata, oh alleluia nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, alleluia siamo qua riuniti Padre, oh alla tua presenza Padre Celeste, in questa riflessione biblica per la tua gloria, Signore ancora vogliamo, alleluia Signore, una benedizione che scende dal cielo, Signore, tramite questa parola Signore, potentissima Signore, che tu ci darai Padre Celeste. Nel nome di Gesù Cristo, oh rebete che benedicibriata, nel nome di Gesù Cristo benedici i miei fratelli, Signore, benedici le mie sorelle, oh Padre Celeste ancora guidaci, allora nella guida dello Spirito Santo, oh rabakikoto korokoto sheberekei, oh gloria a Dio, alleluia. Dal cielo scende la benedizione, riempie il cuore mio, mi dona l'anima. Bello averti qui, Signor Gesù, la mia speranza sei solo lui. Vuole rialzi le tue mani, fratello, sorella, dove ti trovi? Allora siamo qua immersi. Fratelli, innalzare una preghiera pregata anche per me che il Signore mi guida in questa riflessione molto importante, fratelli, allora che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore, allora di fare questa riflessione biblica, fratelli, allora affinché molti, alleluia, condividete anche il video, fratelli, alleluia, condividete il video affinché tanti
credenti nel popolo di Dio lo ascoltano. Alleluia, vogliamo innalzare una preghiera, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, pregate insieme a me, dove vi trovate là, gloria a te, a casa vostra, fuori, gloria a Dio, pregate, riunitevi, gloria al Signore, in questo messaggio, in questa riflessione, alleluia, in questo pensiero dello Spirito Santo, gloria a Dio, alleluia, ascolta il messaggio che il Signore ti vuole dare, fratello, sorella, ascoltalo, gloria a Dio, non essere disubbidiente, non dire, ma questo qua è un fanatico, ma questo dirà solo parole che faranno male alla mia anima. Non dire così, gloria a Dio, perché lo Spirito Santo, alleluia, mi ha detto, alleluia, di fare questa riflessione. Lo Spirito Santo mi ha dato questo messaggio e poi capirete che questo messaggio è dallo Spirito Santo. Allora, perciò vi chiedo di pregare, fratelli, per me, che il Signore mi guida. Vogliamo pregare assieme adesso, gloria a Dio. Allora, chiudi i tuoi occhi. Oh Padre, nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Signore, siamo qua riuniti nel tuo nome, Padre. Siamo qua riuniti, alleluia. Signore, nella tua presenza, Signore, al tuo cospetto, Re di gloria, ancora ti chiedo la guida dello Spirito Santo. Ti chiedo, Signore, quella franchezza, quella parola, Signore, che tu hai messo nella mia bocca, che possa penetrare nei miei fratelli, nei cuori dei miei fratelli. Signore, benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle che sono qua in diretta ad ascoltare la tua parola. Signore, nel nome di Gesù, Signore, ancora che questo messaggio possa svegliare coloro che stanno dormendo, che loro sono pigri, coloro che sono spenti, Signore, che questo messaggio possa accendere, oh, quel credente, quella credente, quella serva, quel servo, Signore, che si è spento, oh, Signore, che questo messaggio, Signore, possa veramente rialzare i miei fratelli, rialzare le mie sorelle, accendere il tuo popolo, oh, che questo messaggio possa accendere una fiamma in lui, una fiamma in mia sorella, una fiamma in mio fratello, Signore, che questo messaggio, Signore, possa, alleluia, arrivare a tante, alleluia, tue servi, a tue serve, Signore, affinché loro si svegliano, Signore, affinché loro non dormono, Signore, affinché loro, alleluia, siano una fiamma per te, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Oh, Ribiata, vogliamo essere una fiamma per te, una fiamma per il Vangelo, una fiamma per Gesù, alleluia, Signore, non vogliamo spegnerci, vogliamo rimanere nello Spirito, vogliamo essere accesi, alleluia, essere pieni di fuoco, essere pieni di unzione, alleluia. Signore, ancora ti chiediamo di purificarci, di lavarci con il tuo sangue, Signore, perché il diavolo è astuto, Signore, ci vuole contaminare. Oh, Signore, ma tu sei il più grande di lui, Signore. Tu l'hai sconfitto, Signore. Ancora ti chiedo, guidaci, Signore. Ancora ti chiedo, parlaci nella tua parola. Parla a me, parla ai tuoi figli, parla alle tue serve, parla ai tuoi figli, Signore, tramite questo messaggio, Re di gloria. Oh, Re di Kimiato, gloria a Dio, sento la presenza del Signore, fratelli. Oh, Re te Kemeita, Shuriata, Bricatuia Semiata. Allora parla in lingue, accendi le lingue, non spegnere le lingue. Abicala Semiato Corei, Imbratuca, Imbrebebeshilia, Alrucata. Allora prendi la fiamma. Prendi questa fiamma, gloria a Dio, nello spirito, alleluia, si è acceso. Non spegnerti, fratello, non spegnerti, sorella, gloria a Dio, ma si vivente, alleluia, nello spirito, si accesa, alleluia, si una fiamma anche nella notte, gloria a Dio, non spegnerti, alleluia, gloria a Dio, si una fiamma anche questa notte per il Signore. Oh, ribia tocò, noi vogliamo essere una fiamma anche nella notte, alleluia. Anche se c'è fuori, alleluia, è scuro, fratelli, noi vogliamo essere una fiamma. Oh, Re te che me scibiato, ibracato correbia, rebeche scibracato, nel nome di Gesù Cristo vogliamo essere una fiamma per te, Cristo. Di, alleluia, diglielo anche tu, alleluia, dove ti trovi qua in diretta, alleluia, diglielo anche tu, Signore,
Io voglio essere una fiamma per te. Signore, voglio essere acceso per te. Signore, voglio essere ripieno di te, alleluia. Oh, gloria. Oh, alleluia, perché il diavolo ci vuole spegnere, fratelli. Sorelle, il diavolo ci vuole spegnere. Il diavolo ci vuole spegnere con quei pensieri. Fratelli, il Signore, alleluia, vuole che noi rimaniamo accesi. Il Signore vuole che quella luce che in te aumenta ogni giorno e non si spegne, gloria a Dio. Oh, rabbia tocco sceme che si bioto. Allora vogliamo pregare ancora, rimanere nella presenza del Padre e ascoltiamo anche dei cantici, gloria a Dio. Alleluia, accenditi fratello, accenditi sorella, ti dice il Signore. Alleluia, questa riflessione. Alleluia. Quel buio, Signore, quel raffreddamento, Padre. Con un piccolo seme, questo è te. Ti dice, Signore, se tu hai fede, alleluia. Re Betecchementa. Ti dice, Signore, alleluia, alleluia, ascolta, ascolta. Alleluia, questo cantico, fratelli, dice, alleluia, di alla montagna spostati, alleluia, di alla montagna spostati, alleluia, vuoi dire, vogliamo dire assieme, spostati, alleluia, afflizione, spostati pensiero negativo, spostati, alleluia, pensiero diabolico, alleluia, perché io voglio essere una fiamma per Cristo, di ai tuoi problemi, spostati, alleluia, come disse anche il Signore, alleluia, il nostro Signore Gesù Cristo, se tu dirai alla montagna, spostati, alleluia, e se tu non dubiti in cuore tuo, alleluia, quel tale ti ubbiderebbe, alleluia. A me, fratelli, a volte noi ci vogliamo far dominare da quei pensieri, a volte non ci vogliamo far dominare dalle difficoltà che ognuno di noi a volte abbiamo, alleluia, ma noi a volte non diciamo con la fede e con l'autorità dello Spirito Santo, dobbiamo dire spostati, alleluia, spostati, alleluia, spostati montagna, io ti comando nel nome di Gesù, spostati, afflizione vai via, ti comando nel nome di Gesù, perché io voglio rimanere acceso per Cristo, alleluia, io ti voglio dire fratello, sorella, io non so la tua situazione, io non conosco le tue difficoltà, le tue debolezze, alleluia, che hai, ma io ti voglio dire, da parte del Signore Gesù Cristo, non permettere, alleluia, che le tue situazioni, le tue debolezze spengono la fiamma che è in te, alleluia, ma vogliamo dire, e vuoi dire ogni giorno, alleluia, spostati, oh rebbia tocco, fratelli, l'afflizione si deve spostare, non può rimanere con noi, alleluia,
le difficoltà, fratelli, che abbiamo si devono spostare, devono andare via, alleluia. Dobbiamo proclamare per fede, alleluia, dire spostati, alleluia, come disse questo cantico che abbiamo ascoltato: se tu dirai alla montagna spostati, alleluia, egli si sposterà. Vogliamo dirlo con fede, fratelli? Spostati, alleluia, tutto ciò che mi allontana dal Signore, tutto ciò che mi turba il mio spirito, allontanati, alleluia, allontana ciò che turba il tuo spirito, fratello, allontana ciò che affligge il tuo spirito. Alleluia, non possiamo spegnere lo spirito, fratelli. L'apostolo Paolo disse: non spegnete lo spirito. Oggi ci sono credenti nel popolo di Dio che purtroppo si fanno dominare dalle certe situazioni, che non ce la fanno a sopportare, e poi si spegnono, si accendono e si spegnono, si accendono e si spegnono. Fratelli e sorelle, noi non possiamo spegnere lo Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio che questa esortazione veramente possa compungere i cuori. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo ascoltare altri cantici per la gloria di Dio. Vogliamo rimanere un po', fratelli, gloria a Dio, nella lode e nella preghiera. Amen. Gloria a Dio. Poi meditiamo i versetti che il Signore mi ha dato. Alleluia, oh gloria, guidaci, Padre, per la tua gloria. Siamo qua, Re del Cielo. Siamo qua riuniti con i miei fratelli in diretta, Signore. Benedicili. Signore, ancora ti prego, io voglio pregarti per coloro che, Signore, sono spenti, sono pigri. Signore, per coloro, Signore, che si sono spenti, Padre, che il diavolo ha spente. Signore, io ti chiedo con questo messaggio che tu possa riaccenderlo. Signore, io ti chiedo che ancora i miei fratelli che sono accesi, che loro ogni giorno possono aumentare quella fiamma in loro. Signore, nel nome di Gesù, ancora la nostra vita spirituale, Signore, che possa prosperare ogni giorno davanti al tuo splendore della tua maestà. Re di gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oh, re tekemei. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloria a Dio, vogliamo ascoltare questo cantico prezioso. I tuoi piedi. Oh, re tekemei, shebriata. Grazie Padre, guidaci nel nome di Gesù Cristo. Amen, gloria a Dio. Oh, retekeme. Gloria a Dio, alleluia. Grazie Padre. Nel nome di Gesù veniamo vengo a te. Vengo e mi arrendo a te. Alleluia, nel nome di Gesù. Cercando il tuo volto, Signore. Oh, che te cerca il volto del mi Signore. Mi perdonasti. Alleluia, inginocchiati. Chiedili perdono. Cambiasti. Alleluia, chiedili perdono. Se hai dubitato, se hai fatto qualche errore, il Signore ti perdona. La vita desti. Alleluia, cercalo. Buscalo, alleluia. Acclama. Grida, cercalo, gloria a Dio. Alleluia, non stare là solo a ascoltare. Prega, 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 alza la voce. Gesù, accendimi. Gesù, voglio essere una fiamma. Alleluia, mi prostro davanti a te. Oh, questa che me scelga il tuo cuore. Signore, accendi, alleluia, coloro che sono spenti. Alleluia, riconoscendo il tuo amor che non meritavo. Premete che libri a tuo corrocotò. Oh Gesù, mi amato, mi prostro davanti a te per adorare. Alleluia, ti adoriamo. Oh Gesù, oh gloria
rabato corocosce che mette di briata curia mori capai vengo e mi arrendo a te. Alleluia, ci arrendiamo a te, perdonaci per le nostre debolezze, Signore, perdonaci per le nostre mancanze, re di gloria, re di gloria, abbiamo cambiasti bisogno di te. Il mio la vita desti per me in una morte crudele perché mi amasti e rompi il peccato. Amen, gloria. Oh, re.
re che me ha tocco lo simindai coria. Grazie Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo siamo qua riuniti, Signore, davanti a te, Re di gloria, Re del cielo, Re della terra, siamo qua riuniti, Signore, davanti a te. Signore, ancora vogliamo l'unzione su di noi, vogliamo quell'olio. Signore, espandi ancora la tua presenza. Signore, ancora accendi i nostri cuori. Signore, ancora accendi la fiamma, accendi il fuoco, accendi la potenza, Padre. Alleluia, anche sui miei fratelli in diretta. Signore, infuocali, potenziali, accendili, Padre. Ti prego che l'unzione dello Spirito, il balsamo, scende su di loro in questo istante. Che loro possono sentire quei brividi, quella potenza che scende, alleluia, come la fiumana, come un fragore, come un lampo, alleluia. Nome di Gesù Cristo, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, barakemete che scibiato. Amen, gloria a Dio, alleluia. Amen, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, alleluia, alleluia. Siamo nell'unzione, fratelli, vogliamo rimanere nell'unzione, alleluia. Oh re che meata di pria tocco se che esce via, gloria a Dio, alleluia, amen, gloria a Dio. Ma vogliamo di più, amen, alleluia. Sono già 26 minuti per la gloria di Dio che stiamo pregando, alleluia, e innalzando il nome del Signore. A me tra poco leggeremo, alleluia, i versetti, alleluia, riguardo su questo tema molto importante. Gloria a Dio, il Signore benedica tutti quanti voi che mi state collegando. Alleluia, ora vuole pregare mia moglie, gloria a Dio, fa anche lei una preghiera per voi, per la gloria di Dio che è qua vicino a me, come lo Spirito Santo la guida, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, nel nome di Gesù, non spegnere le lingue, gloria a Dio, accendi le lingue, fratello e sorella, alleluia. Mia moglie, gloria a Dio, Dio la benedica. Amen. Amen, pace del Signore. Alleluia, Re Vedere. Allora io voglio pregare per questa sera che il Signore ci possa toccare attraverso queste parole che il Signore ci ha dato. Prega anche tu insieme a me che il Signore possa toccare il tuo cuore, possa, Signore, ungere, Signore. Ti chiedo, faccio questa preghiera, Signore. Veniamo davanti a te, Padre, ungici, Signore, ungi, Padre. Oh, Papa, edificaci attraverso questa parola, Signore. Compungi i cuori, Padre. Parla, Signore, a chi ha bisogno questa sera in diretta, Signore. Parlaci, Signore, attraverso la tua parola, Signore. Come tu fai, Signore, attraverso, Signore, la tua parola. Parola, tu ci parli, Signore. Oh papà, gloria. Io mi pento di ogni mio peccato, di ogni mia mancanza. Io spero che tu lo fai anche tu, come lo sto facendo io questa sera. Oh Signore, perdona coloro che hanno peccato, perdona coloro, Signore, che sono venuti meno. Signore, rialza i miei fratelli, le mie sorelle. Oh, metti fuoco in loro, Signore, come la Pentecoste, Signore, che scenda su di loro il fuoco dello Spirito Santo, Signore, che il fuoco non manca, Signore, in loro. Signore, che la tua presenza non manca, Padre, che tengono sempre il fuoco acceso, Signore, la loro lampada accesa, Signore, che il fuoco non si spenga, Padre, ma che rimanga acceso finché tu venga, Padre, ma che loro possano restare, Signore, veglianti, Signore, nelle preghiere, Signore, che possano vegliare, restare santi, Padre. Oh, re, vedere, oh, Padre, ungi, Signore, coloro che stanno ascoltando, Padre, tocchi i cuori con cuori, Padre, in nome di Gesù, ungi, Padre, con gli spirito, Padre, in nome di Gesù, oh papà, ricevi il fuoco, ricevi la potenza, ungi i miei fratelli, ungi le mie sorelle, Signore, in diretta, fai scendere la Pentecoste, fai scendere la potenza, ungi, Signore, ungi i tuoi servi, ungi le tue serve, in questo istante, Signore, che la potenza dello Spirito Santo riempi tutto coloro che ascoltano, tutto coloro che sono in diretta, Signore,
che siano riempiti dell'olio, che siano riempiti della luce, che siano riempiti del fuoco. Amen. Attraverso questa parola, Padre, compungi, Padre, pungi le nostre vite, pungi le nostre vite, Padre, la vita di mio marito, alleluia, la vita di mia moglie, Padre, ungila, Padre, che lei sia una serva consacrata, una serva, alleluia, che ha timore di te ogni giorno, Signore, preparaci, alleluia, ci sottomettiamo davanti a te, Signore, ci umiliamo davanti a te, Accendi il fuoco, Signore, in nome di alleluia. Gesù, Padre Santo, benedici, Padre, attraverso questa predicazione, nel nome di Gesù Cristo, ancora mandi il fuoco, Signore, mandi la potenza, Signore, in questi istanti che i cieli si aprono, alleluia, proclamalo, proclamalo anche tu, Signore, apri i cieli, dico, Signore, Signore, alleluia, Padre, alleluia, noi crediamo, accendi il fuoco, metti le lingue anche nelle mie sorelle, nei miei fratelli, per coloro che te lo chiedono, Padre, manifesta la tua potenza, grazie, in nome grazie, di Gesù, Re del Cielo, Re della Gloria, parola, Signore, siamo ascoltare, Signore, ciò che tu questa sera ci vuoi dire, accendi il fuoco, Signore, metti l'unzione in me, l'unzione nei miei fratelli, nelle mie sorelle, Signore, in nome di Gesù, alleluia, amen. Amen, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, siamo in vittoria. Amen. Chi vive, fratelli? Cristo. Al suo nome, gloria. Alleluia, al suo popolo, la vittoria. Amen. Amen, gloria a Dio, siamo qua in vittoria. Oh, rebetekei shimbriata. Amen, gloria a Dio, alleluia, il Signore benedica mia moglie, che ha fatto anche lei la preghiera insieme a noi. Gloria a Dio, siamo nella gioia. Amen, alleluia, nella gioia dello Spirito Santo, nella libertà dello Spirito, non vogliamo schemi umani, alleluia, ma ci facciamo guidare dal Signore in ogni cosa. Amen, gli apostoli, i fratelli, non avevano schemi umani, gli apostoli, i fratelli, non avevano delle regole, barricata, come tanti hanno le regole. Dicono, ma aspetti che preghi il fratello, poi prega la sorella, poi prega il fratello, poi prega il pastore. Oh, gli apostoli non erano così, fratelli. Gli apostoli erano fratelli là, riuniti, che invocavano il nome del Signore. Gli apostoli erano là, fratelli, nel medesimo spirito, nell'unità. Alleluia. E non vogliamo schemi umani, fratelli. Non vogliamo e non vogliamo mai metterli nel popolo di Dio. Amen. Gli schemi umani non ci appartengono. Alleluia, gloria a Dio. Quanti di voi siete d'accordo? Amen. Non vogliamo schemi umani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio benedica tutti quanti voi che vi state collegando in questa serie, in questa riflessione biblica dal tema Vogliamo essere ogni giorno una fiamma potente per il Vangelo di Gesù Cristo. Gloria a Dio, come dicevo prima, fratelli, alleluia, gloria a Dio, purtroppo, amati fratelli e sorelle, tanti credenti, tanti servi, tante serve si stanno per spegnere, stanno spegnendo lo Spirito Santo. Fratelli, lo devo dire, amen, lo Spirito Santo me lo dice. E non sono io me stesso che lo dico, ma lo Spirito Santo che me lo dice, fratelli. Oggi ci sono credenti, fratelli e sorelle, che purtroppo sono pigri nello Spirito. Non sono ferventi, alleluia, non sono ferventi, fratelli. E la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo servire il nostro Dio con lo zelo, alleluia, col fuoco.
con la fiamma accesa e mai spegnerla, gloria al Signore, e che questo messaggio veramente possa accendere coloro che sono spenti, che si sono spenti, fratelli e sorelle. Oggi vogliamo, alleluia, meditare questa riflessione su questo tema riguardo, fratelli, alleluia, alla fiamma, alleluia, dello Spirito Santo. Alleluia, gloria di ognuno di noi, fratelli e sorelle, abbiamo una fiamma, dobbiamo avere, amen, ma deve essere la stessa fiamma per il Signore. Purtroppo oggi ci sono fratelli e sorelle che purtroppo, chi è pigro, chi è allo spirito fervente, chi è un po' acceso, ma quel poco, fratelli e sorelle, chi il 20%, chi il 40%, scusate questo termine, fratelli, chi il 70%, chi il 90%, chi il 100%, ma nel popolo di Dio così non deve essere, fratelli. Amen. Ma dobbiamo avere lo stesso zelo per Cristo. Alleluia, dobbiamo avere lo stesso zelo per Cristo, fratelli. Alleluia, gli apostoli avevano lo stesso zelo. Amen. Oggi ci sono credenti, amati fratelli e sorelle, che loro sentono solo quella unzione, quella fiamma, per dire, quando solo vanno al culto della domenica, mettono dei canti, ci fanno il culto al Signore, gloria a Dio per il culto, gloria a Dio per le lode, e loro là sentono l'unzione, gridano, parlano in lingua, ma poi escono fuori i fratelli che sono spenti, vanno a casa che sono spenti, e il diavolo li domina. Il diavolo li spegne, fratelli e sorelle, quei pensieri negativi, con le difficoltà di questa vita, che purtroppo sappiamo dove viviamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo, che purtroppo avremo tribolazione. La parola di Dio, fratelli, ce l'ha detto. La parola di Dio ce lo dice, chiaro. Amen. Gesù non ha detto, Gesù ha detto, guarda, io vengo. Amen. Io vi lascio la mia pace. Io vi do la mia pace. Gesù non ha detto, alleluia, Gesù ha detto, ma voi siete perseguitati, voi sarete afflitti, alleluia, ma sappiate che io ho vinto il mondo. Amen, alleluia. Gesù ha detto, io vi lascio la mia pace. Gesù l'ha detto. Amen. E ogni giorno vogliamo avere la pace del Signore, alleluia. Ma purtroppo tanti credenti, fratelli e sorelle, non hanno questa pace, non hanno accolto questa pace nei loro cuori. Fratelli e sorelle, Gesù ha detto, io vi lascio la mia pace. Oggi vediamo nel popolo di Dio, fratelli e sorelle, che purtroppo c'è mancanza di pace. Come mai? Mi sapete dire come mai, fratelli? Perché molti, fratelli e sorelle, sono spenti, sono dominati dall'afflizione. Sono dominati da quei pensieri che il diavolo gli mette nella mente, dubiti, gli fa dubitare della salvezza, gli fa dubitare dal credere, gli fa dubitare della fede. Fratelli e sorelle, ecco perché nel popolo di Dio manca la pace, perché molti credenti si spengono, non rimangono accesi, fratelli. Alleluia. Non rimangono acceso nella fiamma, non rimangono accesi in quella fiamma del primo amore, del primo zelo. Alleluia. Ma noi vogliamo avere il primo amore, ogni giorno dobbiamo viverlo, e vogliamo avere sempre, alleluia, lo zelo del primo amore. Alleluia. Io da quando mi sono convertito ho fatto le mie esperienze, alleluia, e io vi posso dire, fratelli e sorelle, quando ho conosciuto il Signore, ho conosciuto la parola di Dio e mi sono convertito, veramente quando ho deciso di seguire il Signore, fratelli, anche se conoscevo la Bibbia, anche se conoscevo il Vangelo, ma quando io, fratelli, io Bruno, quando ho deciso di lasciare tutto, di servire veramente il Signore, fratelli, si è acceso un fuoco in me. Alleluia. E da quel tempo fino ad oggi io ce l'ho ancora, alleluia. E io lo sento ogni giorno. Alleluia, io lo sento ogni giorno, fratelli. Alleluia. Oh, Rebiata.
Alleluia, anche se sono quasi 6 anni che conosco il Signore, ma l'esperienza proprio vera, fratelli, sono quasi 3 anni. Alleluia. Sono quasi 2 anni e mezzo, 3 anni. Amen. Ma quella fiamma del primo amore ce l'ho sempre, fratelli. Oh, gloria a Dio! Quella fiamma, quel zelo, io lo sento ogni giorno che arde nel mio cuore, fratelli. E a volte mi vengono, fratelli, anche a me pensieri brutti che il diavolo mette, che il Signore lo sgridi. A volte mi vengono pensieri, fratelli, che il diavolo mette cose brutte, che io mi devo, fratelli e sorelle, mettere con la faccia a terra davanti al Signore e piangere. Amati nella grazia, il Signore lo sa. Oh, ribitavi, scemia, io gli dico spostati, alleluia, come disse quel cantico che abbiamo ascoltato, spostati, alleluia, vai via, tu non mi appartieni, alleluia, io appartengo a Cristo. Ah, baricandei, anche a me, fratelli, vengono quei pensieri, anche a me vengono quelle debolezze, ma io non faccio spegnere quella fiamma che il Signore ha messo nel mio cuore, che il Signore mi ha donato. Amen. Il Signore dona questa fiamma a coloro che veramente vogliono servire il Signore in santità e con consacrazione e vivere il Vangelo. Amen. Anche se tu dici di avere la fiamma, sapete voi, ci sono credenti che dicono io vado a evangelizzare tutti i giorni, io vado a culto ogni giorno, vedi il credente che parla lingue, che loda, ma poi vivi una vita carnale. Vive, alleluia, una vita carnale, gloria a Dio che il fuoco dello Spirito Santo è in noi, amen, e che viviamo la santità anche. Amen. Fratelli e sorelle, ricordiamoci, come è scritto anche nella parola del Signore, che lo zelo senza conoscenza non è buono. Purtroppo tanti credenti, alleluia, lo devo dire, fratelli, tanti credenti hanno lo zelo, ma poi vivono una vita mondana e carnale, vanitosa, piena di mondanità, piena di menzogna, vivono ancora nelle passioni del mondo e poi loro dicono di avere la fiamma per Cristo. Ma che fiamma è? Che quale fiamma hai tu? Hai la vera fiamma del Vangelo, hai la vera fiamma nel tuo cuore, oh alleluia, quella vera fiamma, alleluia, che ogni giorno rinuncia a te stesso, ogni giorno rinunci alla tua carne, rinuncia alla tua mente, rinuncia a te stesso, alleluia, e automaticamente hai anche la fiamma col Signore, hai quel zelo, alleluia, e tu rinuncia alle cose del mondo, rinuncia a te stesso, rinuncia alle passioni, rinunci ai desideri della carne e hai anche la fiamma, alleluia, dentro di te che arde del Signore, e quella è la vera fiamma, fratelli. Amen. Vivere la parola di Dio, vivere in santità, vivere in consacrazione a Cristo, alleluia, vivere una vita santa. Se io non vivo una vita santa, fratelli, è inutile. La mia fiamma, fratelli, non è buona davanti a Dio. Anche se io ho lo zelo per il Signore, anche se io ho lo zelo per Cristo, vado a evangelizzare, vado a aiutare i poveri, ho amore per il prossimo, ho amore per i miei fratelli, ho amore per mia moglie, ho amore per i miei figli, gestisco bene la famiglia, se poi vivo una vita mondana, carnale, non mi gioverebbe a niente quella fiamma, fratello. A me non gioverebbe a niente quella fiamma che, tra virgolette, per dire hai. Amen. Ma noi vogliamo avere la fiamma, fratelli e sorelle, vivere anche la santità e la parola di Dio e avere la fiamma. Alleluia, la fiamma dello Spirito Santo, essere accesi nello Spirito Santo. Oggi ci sono credenti che sono accesi, ma purtroppo vivono una vita piena di mondanità, una vita piena di peccati nascosti, occulti, che neanche loro non sanno, per mancanze di conoscenza, per mancanze anche di sana dottrina, fratelli e sorelle. Perciò
nel popolo di Dio, fratelli e sorelle, ci devono essere servi che devono predicare la sana dottrina. A me oggi non voglio parlare dei ministri che non predicano la falsa dottrina, eccetera, eccetera. Dico, alleluia, nel popolo di Dio ci devono essere ministri che devono predicare la sana dottrina. Amen. Gloria, voglio dire solo questo. Oh, gloria al Signore. Vogliamo aprire la Bibbia. Io qua già ce l'ho aperta. Apritele anche voi, fratelli e sorelle nella grazia. Alleluia. Dio benedica le vostre vite. Alleluia. Vogliamo aprire in Tessalonicesi. Gloria a Dio. Prima Tessalonicesi, gloria al Signore, dopo leggiamo anche un verso in Apocalisse, molto importante, alleluia, fratelli, non spegniamo il fuoco dello Spirito Santo, amen, ma che il fuoco dello Spirito Santo sia sempre acceso in noi, alleluia, gloria a Dio. Prima Tessalonicesi, fratelli, capitolo 5, leggiamo dal versetto 19, fratelli. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, leggiamo dal versetto 19. Amen. Dice così la parola di Dio: non spegnete lo spirito. L'apostolo Paolo disse ai Tessalonicesi, ai credenti che erano in Tessalonicesi, Tessalonica, che si erano convertiti al Vangelo, amen, disse: non spegnete lo spirito. E poi disse: non disprezzate le profezie. Oggi ci sono pastori che disprezzano profezie. Oggi ci sono pastori che disprezzano profezie, fratelli. Disprezzano i servi di Dio che profetizzano. No, ma tu sei un ragazzo, ma che vuoi profetizzare? Ma tu non hai questa autorità. Oggi ci sono tali ministri, fratelli, che disprezzano le profezie. Amen. E dice il vostro Paolo: non disprezzate le profezie e non spegnete lo spirito. Dice versetto 21: provate ogni cosa, questa è la sana dottrina, provate ogni cosa e prendete e ritenete il bene. A me, tu non puoi provare ogni cosa e goderti. Allora, io ho provato a guardarmi, fratelli e sorelle, quando ho conosciuto il Signore, alleluia, io ho provato tante cose, fratelli e sorelle, ma poi ho buttate tante cose, ho preso solo il buono, come un esempio, fratelli. Vi faccio un esempio. Io nel mondo usavo il cellulare con le cose vane, ma ora lo uso col Signore, ora lo uso col Vangelo, diffondere il Vangelo. Amen. Prima mi guardavo la TV, fratelli, mi guardavo film mondani, film del diavolo, dove c'era tante schifezza, fratelli e sorelle. Oggi non la guardo più, per la grazia di Dio. Amen. Potete guardare, fratelli, oggi non guardo più la TV. Amen. Alleluia. Gesù mi ha liberato anche dalla TV. A me, ho visto che non era buona. Alleluia, per me, perché io sono un servo del Signore per la sua misericordia e dentro di me abita lo Spirito del Signore. E guardandomi la TV, lo Spirito Santo dentro di me si contristava, fratelli. Perciò l'ho buttata, fratelli. Amen. Ho provato il telefono, alleluia, per diffondere il Vangelo. Oh, gloria a Dio, è una cosa buona. Amen. Alleluia, gloria al Signore, è una cosa buona, fratelli. Se io uso, alleluia, per la gloria del Signore, è una cosa buona. Se il cellulare lo uso per la gloria del Signore. Amen. E dice l'apostolo Paolo: provate ogni cosa e ritenete il bene. Amen. Noi dobbiamo provare ogni cosa, se è da Dio, fratelli. Io non posso dire
guardandomi la TV, film del diavolo. Sì, è buono, è buono, è buono, questo è buono, questo è buono, sì, questo è buono. Non, fratelli e sorelle, noi dobbiamo, noi abbiamo lo Spirito del Signore dentro di noi, abbiamo lo Spirito Santo che abita dentro di noi, e noi non possiamo rattristare lo Spirito Santo con le cose non buone, fratelli, con le cose del mondo, con le cose del diavolo, che il Signore lo sgridi. Fratelli amati nel Signore, oggi ecco perché tanti credenti sono dominati dai pensieri brutti. Ecco tanti servi, sorelle, sono dominati da quei pensieri del diavolo. È perché non sanno neanche loro, è perché hanno qualcosa che non piace al Signore. Guardano qualcosa con i loro occhi che non piace al Signore, che non onora il Signore. Vivono dove c'è cose occulte. Ma tu dici, fratello, ma come fai? Io non so neanche io. Amen, gloria al Signore. Prega che lo Spirito Santo ti rivela. Signore, ma dentro la mia casa c'è qualcosa che non piace a te. Signore, c'è qualcosa che non ti onora, perché tu abiti dentro di me. Fratelli, ricordiamoci, gloria al Signore, non siamo più noi che viviamo, è Cristo che abiti in noi, gloria a Dio. Alleluia. Adesso siamo io qua, mia moglie qua, e dentro di noi abita lo Spirito di Dio. Dentro di noi, nella mia casa, abita lo Spirito Santo. E io non posso avere quadri del diavolo, quei quadri, fratelli, del diavolo. Io non posso mettere cose che non piacciono al Signore nella mia casa, fratelli. Un esempio, alleluia, fratelli, vi faccio un esempio. Cose che non onorano il Signore, che sono sconvenienti, come tante nelle case dei credenti ci sono. Sapete quei proverbi napoletani, quei quadri piccolini? Oggi ci sono nella casa dei credenti, hanno quelle frasi vicino ai muri, la fortuna, eccetera, eccetera, quelle cose sconvenienti, le frasi di Totò, quadri del Napoli, quadri del calcio nella mia casa. No, fratelli, ciò non onora il Signore. Alleluia. La nostra casa, alleluia, vicino ai nostri muri deve esserci la parola di Dio. Lo scriverai anche sui tuoi muri. Oh, gloria, anche nei tuoi muri ci deve essere la parola del Signore. Anche nella tua casa vicina ai tuoi muri ci deve essere la parola del Signore. Alleluia. Anche la tua casa deve onorare il Signore. Ecco perché tanti credenti sono spenti, sono dominati da quei pensieri che il diavolo entra, aprono le porte al diavolo con gli oggetti maledetti del diavolo, che il Signore sgridi le cose occulte, che il Signore fa venire tutta la luce, che il Signore distrugga ogni cosa occulta che noi non vediamo, fratelli. Amen. Noi dobbiamo pregare anche su questo, fratelli. Ci dobbiamo ricordare nella preghiera: Signore, guarda se è nella mia casa qualche cosa iniqua, come dice il salmista. Signore, guarda se c'è nel mio cuore qualche via iniqua, guidami per la via eterna. E noi vogliamo dire anche: Signore, guarda se c'è nella mia casa, Signore, guarda se c'è intorno a me qualche cosa iniqua, qualche impurità, qualche contaminazione. Signore, guardami, alleluia, affinché il diavolo gli chiudiamo ogni porta, fratelli. Io non posso avere, fratelli amati nel Signore, un esempio ancora: la sigaretta elettronica nella mia casa. Ma sai, sì, ogni tanto, ma quella non è sigaretta, fratelli, è solo un vapore. Il nostro corpo è il tempio di Dio. Amen. L'altro giorno ho visto sul pagina, fratelli, di Google, che è morta una persona con la sigaretta elettronica. Molti dicono: ma non fa niente, non è una sigaretta, fratello, è un vapore. Tu fai male al tuo corpo con quelle cose. Ecco perché il diavolo ti domina, perché stai aprendo le porte al diavolo. Fratelli,
stiamo attenti al guardare. Amen. Quando usciamo fuori, metti gli occhi su quella bella macchina. Mamma, che bella macchina. Guarda, amore, guarda quella macchina com'è bella. Signore, provvedila anche a me quella macchina. La mente controllata dalla carne è morta, ma la mente controllata dallo spirito è vita. Ecco perché tanti credenti si spegnono. Amen. Sto parlando, fratelli, alleluia, che non dobbiamo spegnere lo spirito. E tu dici, ma chi te l'ha detto sto spegnendo lo spirito? Tu non te ne accorgi, fratello. Tu non te ne accorgi, sorella. Ci dobbiamo accorgere. A volte anche io, fratello, il diavolo, che il Signore lo sgridi, mi vuole spegnere con quei pensieri, ma io lo sgrido. Io lo rigetto, lo vomito, fratello, scusate il termine. Amen. E mi metto a pregare, mi metto a digiunare, mi metto a leggere, mi metto a lodare. Oh, mi metto a pregare, a gridare al Signore. Oh, alleluia. Dico, Signore, sgridi il diavolo che mi vuole spegnere. Amen. Ecco perché tanti credenti sono dominati dal diavolo, dai pensieri brutti. Sono dominati dalle cose del mondo. E poi loro dicono, io ho la fiamma, io sono acceso. Dai, fratello, andiamo a evangelizzare fuori. Andiamo al culto. Andiamo a dare dei volantini. E poi dietro vivono una vita carnale. Poi dietro vivono una vita piena di mondanità. Nelle loro case non onorano il Signore. Hanno oggetti maledetti. Hanno oggetti del diavolo. Non introdurrai nella tua casa alcun oggetto maledetto è scritto nell'Antico Testamento che è ancora valido. Amen. Gloria a Dio. E disse Paolo, l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, versetto 22 di Prima Tessalonicesi 5, 21, dice: provate ogni cosa, provate ogni cosa, ritenete il bene. Lo Spirito Santo, alleluia, attraverso la bocca di Paolo, fratelli, gli faceva uscire queste cose, alleluia, questi insegnamenti veri, questo insegnamento vero, fratelli, per vita spirituale, per condurre una vita, alleluia, piena di zelo, alleluia, pieno di fuoco, alleluia, per Cristo. Lo Spirito Santo dava questi insegnamenti all'Apostolo Paolo e l'Apostolo Paolo li trasmetteva, alleluia, ai credenti. Amen. Lui disse: non spegnete lo spirito, provate ogni cosa. Fratelli, non vi fate dominare dalla carne, non vi fate dominare da quegli oggetti, non vi fate dominare da questo, non vi fate dominare da quello. Astenetevi da ogni apparenza di male. Oggi ci sono cristiani, fratelli e sorelle, hanno la pietà, hanno l'apparenza della pietà. Loro dicono di essere ministri, loro dicono di essere fratelli, loro dicono di essere credenti, loro dicono di essere pentecostali, come chiamarli, fratelli. E poi non si astengono ad ogni parola, ad ogni apparenza di male, non si astengono. Chi va al mare, chi va in vacanza, chi va a mettersi nudo in mezzo alla spiaggia mostrando il suo corpo, mostrando i suoi muscoli, mostrando il suo petto, mostrando le sue gambe, mostrando le sue forme. L'Apostolo Paolo disse: astenetevi da ogni apparenza di male. Amen. Oh, alleluia. L'Apostolo Paolo disse questo, ma disse anche: non spegnete lo spirito. Amen. E l'Apostolo Paolo dava questi insegnamenti, fratelli. Lui perché voleva che lo Spirito Santo aumentava nei credenti. Lui voleva che lo Spirito Santo, alleluia, era sempre acceso, acceso, acceso nei credenti. Amen. Nel popolo di Dio. Lui dava questi insegnamenti affinché il greggio di Dio, alleluia, non si sviava per qualche cosa che non piaceva al Signore. Lui disse: astenetevi ad ogni apparenza di male. Lui disse: provate ogni cosa, fratelli, ritenete il bene.
Se non spegnete lo spirito, l'apostolo Paolo voleva che lo spirito era sempre acceso nei credenti di Tessalonicesi, ma anche nel popolo di Corinzo, fratelli. In tanti versi l'apostolo Paolo, fratelli, vediamo che riprendeva sempre tante volte i credenti. Tante volte li riprendeva. Oggi vediamo pastori che non riprendono i credenti, le credenti. Oggi vediamo, fratelli e sorelle, devo dirlo, vediamo donne che purtroppo, questo è per mancanza di conoscenza, che il pastore non predica la vera e sana dottrina. Oggi vediamo donne con le minigonne. Fratelli, scusate il termine, ma devo dire, oggi si vedono tutte le forme dietro. Oggi vediamo donne che si vedono tutte le forme alle gambe, nella comunità. E mostrano le loro forme. Si vogliono far vedere le forme. E loro dicono, ma siamo sotto la grazia, fratello. Il Signore guarda il cuore, sai, io sono sotto la grazia. Io vivo tranquillo. Io non do conto, devo andare conto al Signore. Il Signore non mi condanna. E perché quella è la dottrina che i tiepidi hanno insegnato al popolo di Dio. Amen. Ma un vero ministro di Dio predica contro il peccato, predica contro, alleluia, le apparenze di male, come l'apostolo Paolo predicava: vi astenete ad ogni apparenza di male, provate ogni cosa, ritenete il bene. Oggi nella bocca dei pastori, fratelli, non vediamo queste cose. Io, da fratelli e sorelle, ho girato tante comunità italiane, sto parlando, alleluia, ho girato tante comunità italiane, fratelli, non ho visto uno che ha predicato contro il peccato. Alleluia, credetemi, vi sto dicendo la verità, fratelli e sorelle, non ho visto uno che ha predicato la santità. Fratelli amati, non ho visto uno. Non ho visto un pastore che ha predicato contro il peccato, che denunciava il peccato. Non l'ho visto, fratelli. E ho girato comunità. Il Signore lo sa, mi testimoni. Sono qua con mia moglie. Anche mia moglie è con me. Abbiamo girato varie comunità. Non abbiamo visto pastore che ha predicato contro il peccato, contro queste cose del mondo, che tanti credenti, fratelli e sorelle, purtroppo anche tornano indietro. È perché il pastore non insegna la sana dottrina. Tanti pastori ci sono, non dico tutto, tanti ci sono, ce ne sono tanti, fratelli. Ecco perché tanti tornano indietro. Chi è mondano, chi è vanitoso, chi vive nella carne, è perché il pastore non sta predicando la sana dottrina. Chi è spento, chi è pigro, chi vuole rimanere nelle quattro mura, è perché il pastore non sta predicando la sana dottrina, non sta predicando conforme alla parola di Dio, ma sta predicando un Vangelo superficiale, un Vangelo comodo, un Vangelo alla leggera, un Vangelo per, come dire, fratelli, alla moda. Sapete voi, fratelli e sorelle, un paio di anni fa sono andato vicino a un fratello che, dopo finito il culto, l'ho salutato con la pace. Era un anziano della comunità. Lui mi ha detto, ma fratello, non salutiamo più con la pace noi. Oggi siamo alla moda, sai. Io non saluto più con la pace. Siamo alla moda, siamo al 2014, 2015, quant'era. Sai, fratello, siamo alla moda. Vedi, fratelli? Ci si sono infiltrati nel popolo di Dio e tanti, il greggio si svia. E il greggio di Dio si svia. E il greggio di Dio cammina mondano, cammina nella carne. Chi cammina nei vizi,
chi cammina nell'adulterio è perché i pastori non stanno predicando il vero Vangelo. Ecco perché tanti credenti sono spenti, sono pigri dentro, fratelli, sono pigri solo di parlare di Gesù e dire Gesù ti ama. Sono pigri, fratelli, io ho visto coi miei occhi, sono pigri. È perché il pastore, fratelli, non sta esortando, non riprende, non esorta. Tanti ci sono pastori, ecco perché ci sono tanti mondani e tanti vanitosi, tanti vanitose, tanti credenti mondani, perché il pastore non sta predicando la vera e sana dottrina. Amen. Guardate l'apostolo Paolo cosa predicava, fratelli. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male. Vedete l'apostolo Paolo cosa predicava? E io vi posso dire, fratelli, da quando ho conosciuto pastori italiani, uno conosco pastore italiano, e forse lo conoscete anche voi, uno conosco, Agostino Aiello, che lui è un pastore italiano, solo lui predica contro il peccato. Adesso che ho conosciuto, sono quasi un anno che lo conosco, Agostino Aiello, che predica contro il peccato, contro cose del mondo, e lui è italiano, è della Sicilia. Fratelli, da quando sono col Signore, solo lui ho conosciuto, ma tutti gli altri pastori non predicano contro il peccato. Non ho conosciuto solo uno, fratelli, solo uno. Ma vi rendete conto, fratelli, quale la Bibbia, l'apostolo Pietro, lo Spirito Santo si usava di lui, disse siate santi perché io sono santo, dice l'Eterno. L'apostolo Pietro disse siate santi perché l'Eterno è santo. Alleluia. Le donne si vestono decorosamente, si vestono dignitosamente. Vedete, gli apostoli danno un insegnamento anche sul vestire. Oggi vediamo pastori mondani, fratelli, che non predicano anche come vestirsi. Perché, fratelli? Perché non vediamo questo? È perché non stanno predicando il vero Vangelo. Fratelli, se l'apostolo Pietro ha predicato come la donna si deve vestire, perché il pastore non lo predica? Perché, fratelli? E perché non sta predicando il vero Vangelo? E fuggiti da quei pastori che non predicano il vero Vangelo, affinché per non contaminarvi e spegnervi. Amen. Vado verso la fine, fratelli. Vogliamo leggere Atti 2:42, dove gli apostoli, fratelli, perseveravano, fratelli e sorelle, nella dottrina del Signore, dove che gli apostoli preservavano, fratelli, nella preghiera, nella santità. Alleluia. Gloria, dice questo verso in Atti, vogliamo aprire, alleluia, gloria a Dio. Gloria al Signore. Alleluia, alleluia, guida, Padre. Gloria al Padre. Atti 2, versetto 42, dice: essi erano preservanti nella dottrina. Cioè qua sta parlando dei primi convertiti, dove l'apostolo Pietro disse: ravvedetevi e ciascuno di voi si hanno battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Dove c'erano quei 3.000 fratelli che si erano convertiti al Signore. E poi dice al versetto 42, dice: essi, cioè loro, erano preservanti nella dottrina degli apostoli, nella comunione. Vedete, fratelli, nella comunione, nella dottrina degli apostoli. E sappiamo qual è la dottrina degli apostoli. Alleluia. Santità e ravvedimento.
nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Amen. I primi convertiti qua sta parlando. Alleluia. Amen. Oggi vediamo credenti che sono convertiti da 20 anni, da 30 anni, che ancora hanno amore per le cose del mondo, hanno zelo senza conoscenza, sono pieni di mondanità senza freno, fratelli. Vivono nella mondanità, vivono un vangelo superficiale. Ecco perché sono spenti, ecco perché loro hanno, non hanno quella fiamma vera per il Signore, ma hanno quella fiamma, fratelli, devo dire falsa, che non è vera, accesa, che non è, è quella vera fiamma che il Signore ha dato a loro. Ma loro dicono di essere infiammati col Signore, ma sono, oh, allora parlano in lingue, lodano, cantano nei cori, appartengo al coro. Io appartengo al coro della nuova Pentecoste. E poi, pieni di mondanità sono, vivono nella carne, vivono nei piaceri della carne. Sai, io ho prenotato una casa al mare, vicino alla spiaggia. Vado a farmi il bagno ogni mattina con mia moglie. Sai, io il 5 agosto vado in vacanza, ritornerò il 10 settembre. Fratelli, questi sono carnali, poi dicono di essere infiammati col Signore. Dicono di appartenere al coro. Dicono di appartenere alla comunità evangelica. Noi siamo, sai, di quella comunità dove il pastore è conosciuto, dove il pastore è guidato da Dio. Fratelli, questi sono falsi, falsi fratelli, falsi fratelli sono. Amen. L'apostolo Pietro, vogliamo leggerlo? Alleluia. L'apostolo Pietro, ispirato da Dio, disse: oh, gloria a Dio, alleluia. Guida, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, il Signore ci sta guidando in questa riflessione. Gloria al Signore. Alleluia. L'apostolo Pietro, fratelli, disse: gloria a Dio. Capitolo 1 di Prima Pietro capitolo 1 versetto 15 dice: ma colui, alleluia, colui che vi ha chiamati è santo, è santo. Colui che ci ha chiamato, fratelli, chi ci ha chiamato a noi? Abbiamo scelto noi Gesù? È lui che ci ha chiamati, fratelli. È lui che è morto alla croce mentre noi eravamo peccatori. Dice: colui che vi ha chiamati è santo, è santo. Voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Amen. Il vero credente, alleluia, è quello che si santifica. È quello che rinuncia a se stesso, è quello che rinuncia alla carne, è quello che rinuncia alle cose del mondo, è quello che rinuncia alla sua stessa vita per amore di Cristo, per amore dell'Evangelo. Alleluia. E si tiene vivo nella fiamma ogni giorno. Quelli sono i veri credenti, quelli sono i veri servi e serve. Alleluia, quelli sono, alleluia, amati dal Signore. Orre, scibrata, quelli sono amati dal Signore. Non quei cristiani tiepidi alla leggera: io vivo nella grazia, io vivo in Gesù, io vivo nella supergrazia, io vivo nell'ipergrazia, io credo nella prosperità, io vado al mare, io vado a guardarmi il cinema, io vado al pub, io vado a bermi una birra, io mi faccio un bicchiere di vino, io vado qua, io vado là. No, alleluia, l'apostolo Paolo disse, alleluia, ispirato da Dio,
Non sono io più che vivo, è Cristo che vive in me. Se Cristo vive in te, tu non puoi desiderare più quei vizi, tu non puoi desiderare più le cose del mondo, tu non puoi desiderare più le cose della vecchia vita, ma desideri di essere una fiamma per Cristo ogni giorno. Desideri, alleluia, la santità ogni giorno. Desideri di consacrarti di più ogni giorno, desideri nel tuo cuore che arde santificarti, vestirti bene decorosamente davanti al Signore, santificarti il corpo, santificarti la mente, santificare il tuo spirito, alleluia, purificarti, alleluia, dalle contaminazioni, astenerti ad ogni apparenza di male. Coloro, alleluia, sono amati dal Signore. Oh, rete che me alia takuria, guardate chi odia il Signore, fratelli, guardate chi vomiterà il Signore. Oh, rete che me che in Apocalisse capitolo 3 versetto 16 dice: alleluia, alleluia, alleluia. Non lo dico io, molti dicono: ma questo giudica, sappiamo chi è questo, questo sappiamo chi è un fanatico religioso, ma io ti dico, guarda cosa ti dice il Signore. Oh, rete che me shikarata. Oh, ribiato colossia, Apocalisse capitolo 3, versetto 16, ascoltate. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca, dice il Signore. Io sto per vomitarti, dice il Signore. Tiepido, io sto per vomitarti. Non sei né fervente né caldo, né... io sto per vomitarti. Il Signore vomiterà i tiepidi. L'abbiamo detto adesso, abbiamo finito adesso di dire chi sono i tiepidi, fratelli. Alleluia. I tiepidi sono coloro che vivono un Vangelo superficiale, un Vangelo alla leggera, sai? Come dicono, io vivo sotto la grazia. Io vivo sotto la grazia. Gesù mi ha riscattato. Chi sei tu per giudicarmi? Fanatico religioso, chi sei tu per giudicarmi? Io vivo sotto la grazia. Hai conosciuto tu la grazia? Ma che grazia hai conosciuto tu? Che grazia hai conosciuto tu? Puoi vedere la grazia che cos'è? Oh, in Tito, fratelli e sorelle, apriamo nella lettera di Tito. Oh, gloria di costoro che si appoggiano sulla grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Guarda qua cosa dice nella lettera di Tito. Alleluia. Oh, rabato coteshe beretei. Dibra katoshe mekei. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Gloria al Padre Celeste. Guardate qua cosa dice, fratelli. L'apostolo, alleluia, ispirato da Dio, disse: grazie, Padre, guida. Dice: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Amen. Gloria a Dio. Ma tu non puoi appoggiarti sulla grazia. Guarda qua cosa dice. Versetto 12 dice: la grazia ci insegna a rinunziare alle impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e pianamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Dice, ci insegna a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Amen. Costoro che si appoggiano sulla grazia di Dio. Questi tiepidi che si appoggiano sulla grazia di Dio dicono: ma io vivo sotto la grazia, io vado al mare e mi metto il pareo, sai, mi metto il pareo, fratello, e poi con la scusa vai a mostrare la tua schiena che si vede tutto dietro, che è il corpo di, che è il tempio dello Spirito Santo, che il tuo corpo appartiene a Dio, le tue gambe che si vedano,
con la scusa io mi metto il parafrasaio, ma non mi vedo, mi copro. E poi i tuoi occhi che si stanno contaminando guardando gli uomini nudi, tu ti devi pentire, tu ti devi ravvedere. Alleluia, la grazia ci insegna a rinunziare all'impietà, ai peccati, alle contaminazioni. La grazia ci insegna a rinunziare all'impietà, ai peccati, alle contaminazioni, alle impurità. Questa è la vera grazia. Alleluia! Tanti fratelli si basano sulla grazia. Io vivo sotto la grazia. Questo è che giudica sempre. Io vivo sotto la grazia. Tu non puoi abbassarti e dire io vivo sotto la grazia. Amen. Ci possiamo... possiamo dire vivere sotto la grazia, ma come stai vivendo la tua vita? Come io sto vivendo il Vangelo? Per la sua misericordia ogni giorno lo vivo, ogni giorno mi consacro, ogni giorno mi santifico, ogni giorno rinuncio a me stesso. Alleluia, come il Signore mi ha chiamato a rinunciare a me stesso. Guai a me se non lo faccio, fratelli. Amen. Oh, rete bekei, alleluia, gloria a Dio, amen. Vogliamo leggere nel Salmo 108, vado verso la fine, amati nella grazia, gloria a Dio. Salmo 108, versetto 2, dice... destatevi arpa e cetra, io voglio risvegliare l'alba. Amen. Destatevi, dice il Signore, alzati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Alleluia. Destatevi arpa e cetra, io voglio risvegliare l'alba, dice il Signore. Io voglio risvegliare quella fiamma in te. Io voglio risvegliare quella santità in te. Anche nel tuo corpo. Anche il tuo vestire deve cambiare. Anche, alleluia, il tuo vestire nel corpo deve cambiare, dice il Signore. Io voglio risvegliarti. Oh, rete che meita, io voglio risvegliarti, dice il Signore. Oh, retei, dice il Signore, svegliati. Oh, rete che, destatevi arpa, eccetera. Noi dobbiamo essere un'arpa, fratelli. Spiritualmente parlando, dobbiamo essere una cetra. Oh, rete che me scirrotei. Bricator, alleluia, vogliamo essere veramente fratelli, alleluia, infiammati per Cristo, amen, e non farci spegnere da tutte quelle cose del mondo, e vivere, alleluia, appartati da tutte quelle cose del mondo, di quelle che ho parlato per la gloria di Dio, che lo Spirito Santo mi ha guidato, fratelli, amen, e dice... il Salmo 108, versetto 2, destatevi, arpa, eccetera, io voglio risvegliare l'alba. A me il Signore vuole risvegliare quella luce vera, vera, quel zelo vero. A me tramite la santità nel corpo, tramite la consacrazione, tramite vivendo la sua parola, tramite rinunciando ogni cosa che questo mondo ci dà e che non ci appartiene, rinunciandolo, alleluia, per la gloria e l'avanzamento del regno di Dio. Noi vogliamo dire, io rinuncio ogni cosa per l'amore dell'Evangelo. Ripeti anche tu, io rinuncio ogni cosa per amore dell'Evangelo. Oh, rete che mia, oh, rita sabata, spostati, alleluia, digli, spostati mondanità, spostati vanità, spostati desiderio della vecchia vita, spostati, io, alleluia, voglio servire il Signore nella santità e voglio essere una fiamma accesa per il Signore, vivendo nella santità, vivendo nella consacrazione, alleluia, in obbedienza al Padre Celeste che è nei cieli.
Alleluia! Oh, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, per la misericordia di Dio. Alleluia, il Signore, fratelli e sorelle, sveglierà quei credenti che si sono addormentati, che si hanno fatti dominare da tutte quelle false bugie e piaceri della carne. Amen. Io credo, fratelli, io credo fermamente che il Signore sveglierà quei credenti, amen, che stanno dormendo, che sono spenti. Ma noi vogliamo essere una fiamma per Gesù Cristo, il benedetto in eterno, con il Padre celeste. Amen. Amen. A Dio tutta la gloria, da ora e in eterno. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Amen. Grazie, Padre. Oh, era l'ombra e anche la pietra. Era anche pietra vera. Grazie, Padre. Lo spirito del Nazareno. Era anche pietra vera. Lo spirito del Nazareno. Era. Gesù, oh, rete che gloria a Dio, scusate fratelli. Nazareno, Nazareno, lo spirito del Nazareno, 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 lo spirito del Nazareno, 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 lo spirito del Nazareno, 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 se non ce l'hai, lo spirito del Nazareno.
suo infede, con un piccolo seme. Alleluia. Questo ti dice il Signore, se tu hai fede, con un piccolo seme. Questo ti dice il Signore, tu devi dire alla montagna, spostati, spostati. Cristo, tutta la gloria nel nome di Gesù Cristo. Abba ricchetei sembriata a Dio, alleluia, tutta la gloria nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo dire assieme a Dio, tutta la gloria nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Grazie Padre Celeste. Benedici la tua parola, la riceviamo per fede nei nostri cuori. La riceviamo, Signore, questa parola che ci hai dato. Signore, aiutaci a vivere nella santità e nella fiamma. Aiutaci a vivere, Signore, nella fiamma dell'Evangelo acceso, Signore, ma vivendo anche nella consacrazione, nella santità, vivendo il Vangelo, vivendo la tua parola, Signore, accesi nel fuoco dello Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù Cristo, ancora benedici tutti coloro che ascolteranno per fede questo messaggio, Signore, e che tu possa veramente illuminarli, svegliarli, Signore, come tu hai detto, destatevi, arpe, eccetera. Signore, svegli coloro che stanno dormendo, svegli pigri, svegli tiepidi, abbi pietà di loro, Signore, che stanno vivendo nell'inganno, che stanno vivendo nella tiepidezza, Signore, che tu possa avere misericordia di loro, che tu mi possa dare ancora qualche opportunità, Signore, tu lo sai, Padre, oh, rete kemiata, che io ti prego sempre per loro, papà, abbi pietà di loro, come tu hai illuminato me, come tu hai illuminato i miei fratelli che sono in diretta, illumina anche coloro, Signore, che stanno vivendo ancora nella tiepidezza, che stanno vivendo nelle concupiscenze carnali, che stanno vivendo ancora nel vecchio uomo, Signore, abbi pietà di loro, fagli conoscere la verità, Signore, che libera, che rompe le catene, fagli conoscere, Signore, la santità anche nel corpo. Signore, ti prego, svegli quei pastori che, Signore, veramente predicano il vero, che predicano, alleluia, la sana dottrina, che predicano, alleluia, contro il peccato, che denunciano il peccato, Signore. Oh, papà, shikalastemike, istabaratokorei, dibratakamalasteria tokolostemerei, nel nome di Gesù Cristo, Padre Celeste. Alleluia, a te va tutto l'onore e la gloria. Ancora, Signore, veniamo davanti a te, Re di gloria, con il ringraziamento. Alleluia, purificaci da ogni contaminazione, da ogni impurità, Signore, da ogni cosa occulta, Padre, che venga tutta la luce davanti a te. Nel nome di Gesù Cristo, distruggi le tenebre, dissolvi ogni tenebra che è nascosta, Signore, che noi non vediamo, che venga sgridata, che venga bruciata nel nome di Gesù. Oh, rete che me scibia tocolo colo, il blessavatora vaishebeke, nel nome potente di Gesù Cristo, Padre, coprici, alleluia, con le ali dello Spirito Santo, mettici le ali nello Spirito, Signore, che possiamo volare nello Spirito, alleluia, ogni giorno, Padre. Oh, rete che le menderei, si procurita mai, sci alle bei,
nome di Gesù, nel potente nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Padre, benedici i miei fratelli, le mie sorelle che hanno ascoltato il tuo messaggio. Ricompensali, benedicili, che la loro vita spirituale sia benedetta, che la loro vita spirituale, Signore, alleluia, sia piena di unzione, piena di fuoco. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Padre, benedici le nostre mogli, benedici i nostri figli, benedici i nostri familiari, Signore, nel potente nome di Gesù Cristo. I nostri nemici, Signore, coloro che ci odiano, coloro che ci maltrattano, coloro che ci perseguitano, abbi pietà di loro, Signore, abbi misericordia di loro, perdonali, Signore. Orete che le stebere kende deve scibria to colossemi, brissa to colossore bere chemia, orende che le stebere che te, orrabababababa scere bere bere sibra to colossemere te, nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, grazie Re del Cielo, grazie Papà misericordioso, grazie Papà, noi ti rendiamo grazie, Padre, ti diciamo grazie che tu, alleluia, hai dato il tuo figlio alla croce, morendo al Calvario, mentre che noi eravamo peccatori, eravamo mondani, vivevamo, Signore, nei desideri carnali, vivevamo, Signore, una vita, Signore, come piaceva a noi. Signore, di noi ti chiediamo perdono ancora, noi vogliamo vivere nel perdono, vogliamo dirti ogni giorno perdonaci, Signore, per quella vita che vivevamo, Signore, oh Signore, nel vecchio uomo, Signore, io ti chiedo ancora perdono per i miei sbagli della vecchia vita. Perdonami, Papà. Oh, rebete che le vestere bene sta la masturia l'andaria. Ibrata cata sceca te le veste le vesti calava. Distruggi, Padre, il demonio, distruggi Satana. Oh, rebete il vecchio uomo, crocificilo, Signore, ogni giorno. La nostra carne, crocificila, Padre. I desideri, Signore, del vecchio uomo, sgridali, Signore. Oh, Signore, che vengono sgridati dal tuo comando nel nome di Gesù Cristo. Che vengono sgridati dalla tua voce. Oh, rebete gay. Oh, baracandala stebere gay. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, gloria al Re dei Re, alleluia, Cristo Gesù il nostro amato, Signore, alleluia, amen, gloria a Dio, amen, gloria al nostro Signore Gesù Cristo, amen, grazie Papà, grazie Padre Celeste, nel nome potente di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Amen. Gloria a Dio, carissimi fratelli. Amen. Per questo messaggio che ci ha dato il Signore. Amen. Vivendo nella fiamma del Vangelo e nella consacrazione e santità. Amen. Per tenere viva la fiamma dobbiamo rimanere nella santità e nella consacrazione. Amen. Lasciando ogni giorno e rigettando ogni giorno il nostro vecchio uomo. Amen. Nel potente nome di Gesù Cristo. Dio benedica le vostre vite. Gloria a Dio che veramente, fratelli, possiate essere benedetti dal Padre Celeste ogni giorno, alleluia, voi e i vostri figli, i vostri mariti, i vostri familiari, le vostre mogli, alleluia, i vostri figli, nel nome del Signore. Io vi amo nell'amore del Signore, amen, nel nome di Gesù Cristo. E Dio benedica tutti coloro anche che ascolteranno questo video,
Amen. Dio benedica tutti i miei fratelli, io li amo nell'amore del Signore. Amen. Dio benedica tutta la vostra vita, fratelli, il vostro matrimonio, gloria a Dio, benedica ogni cosa a cui mettete mano. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, gloria a Dio per questa diretta di un'ora e quasi 40 minuti. Amen. Gloria a Dio, il Signore ci ha benedetti. Amen. Ci ha benedetti, fratelli. Condividete il video. Amen. Condividete il video, fratelli. Dio benedica anche te, cara sorella Brianne. Dio benedica tutti voi. Vi saluto nell'amore del Signore. Amen. Nel nome di Gesù Cristo vi lascio, fratelli, ora. Nel nome di Gesù Cristo, una buona notte. In Cristo Gesù, benedetto e consacrato con il Padre Celeste. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Pace del Signore. Amen.